Non conosco Aramis Stilton. Chi è? Leale al vecchio duca. Stilton ha contribuito a modernizzare Karnaca con le miniere d'argento. È partito dal nulla ed è arrivato a una villa fortificata. Ma il nuovo duca spende i soldi così velocemente che i minatori devono lavorare notte e giorno. Il distretto è in rovina. La polvere ha allontanato tutti, tranne i più disperati. Il duca di Serconos ha rovinato tutto. Suo padre era un bravo uomo. Vero, ma la politica del nuovo duca è stata resa possibile dal supporto di Dunwall. Comunque dovrai attraversare il distretto delle polveri. Forse Stilton è ancora lì, o forse è morto. Una volta nel distretto delle polveri cerca Megan, lei ti dirà di me. I pattugli più il distretto delle polveri. Ordini del duendo, troppi uomini. Bravi soldati accecati da polveri allucinogene degli urlanti e pugnalate. Come sono finito qui? Sono... Cazzo di polvere. Non dovremmo preoccuparci di loro. Il gran palazzo, quello sì che è un carico a esaudire i desideri dei nobili. Oh, sento quei dannati mulini persino nel sonno. Merda, devo pisciare. Tempesta di polvere in arrivo. Ricognizione. Ho parlato con la gente. I sacerdoti e gli urlanti hanno diviso il distretto. Lì avanti è territorio neutrale dove nessuno vi infastidirà. Procedendo oltre, invece, gli urlanti e i sacerdoti hanno stabilito dei confini. Oltre quei punti, vi attaccheranno a vista. Il vero obiettivo è Aramis Stilton. Sokolov dice che hai un piano. Sì, credo che se ucciderete Paolo o il vice sacerdote Byrne, gli altri vi lasceranno passare e vi aiuteranno a entrare in casa di Stilton. Neutralizzatene uno e portatelo dal suo nemico. Qualcos'altro? Byrne è protetto dai sacerdoti. Paolo agli urlanti. Ma credo che abbia anche una protezione di magia nera. Dicono che per morire debba essere ucciso due volte prima del tramonto. Buona fortuna. Non importa, magari un'altra volta. Magari no. Andiamo.
infatti. E ora Aramis Stilton.